Salute. Spieghiamo una roba, Mauro, ti che dice sempre tu. Il 7 di giugno te si va a votare per la fusione dei comuni allora. Sì. Ma spieghiamo una roba, concretamente cos'è che cambia? Oh, per noi poco, ma credo che per i miei figli e per i tuoi nipoti può cambiare molto. A questo punto spetta a noi decidere. Ma in che senso, scusa? Perché se non ci mettiamo insieme, è come nelle nostre famiglie, spendiamo solo per ciò che realmente serve, facendo economie e usando il denaro con parsimonia e oculatezza. Se non ci mettiamo insieme, non potremmo lasciare tutto ciò che i nostri genitori hanno lasciato a noi. Ma non ti pare di esagerare, no? Non ti mi dirai mia che le robe non le sarà più come prima, no? Esattamente, sì. C'è un cambiamento che ormai è partito. E non è solo una questione di soldi, ma anche di dimensione e organizzazione. In questo mondo che cambia così in fretta, i nostri piccoli comuni non potranno più competere e andare avanti così. Ma secondo me non è proprio così, sanno. Alla fine, anche se il referendum non passa, resterà tu come prima. Lei è sempre stata così, da noi abbiamo l'autonomia e non vedo perché le robe le dovrebbero cambiare proprio adesso. Ma guarda, guarda Alberto che ti sbagli. Ma va là, che il mio comune, con tutte le gnanche il ga e coi soldi che ciappa dalla vendita e potrà gestire i servizi per meno so quanti anni ancora. E poi, se proprio non la lessa proprio mai che non riuscisse a vendere niente o se per caso non che fu pure gnam, la nostra valada, noi che abbiamo il turismo, e lì i soldi troveremo sempre. Comunque sia, i nostri comuni, anche se lo volessero o ne avessero le possibilità finanziarie, dal prossimo anno non potranno più gestire i servizi da soli, dovranno associarsi. Sì, ma cosa vuoi che la provincia la imponga? E poi, coi sindaci tuoi appena eletti adesso, ma devo mangiarti, se la provincia la ha la forza di imporre una roba del genere, ma sarebbe diverso se fin da adesso che spussa da una legge che lo dice. Comunque, caro Alberto, è meglio informarsi bene. Il referendum del 7 giugno è una grande opportunità. Lascia al cittadino la decisione sulla fusione dei comuni e gli consente di essere protagonista delle scelte che riguardano il destino del territorio e il futuro delle nuove generazioni. Votare sì al referendum significa innanzitutto cogliere l'attimo e anticipare il cambiamento. La fusione dei comuni è oggi un processo determinante per molti motivi. Permette di superare rivalità e campanilismi. Alimenta una visione d'insieme delle risorse e delle potenzialità di un territorio. Semplifica il quadro istituzionale e persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Consente razionalizzazioni e ottimizzazioni nell'impiego di denaro pubblico. Migliora la capacità di intervento sui bisogni reali dei cittadini, evitando duplicazioni e spese di gestione inutili. Votare no al referendum del 7 giugno non significa lasciare tutto come prima. A partire dai primi mesi del 2016, i comuni che non hanno avviato un processo di fusione dovranno gestire molti compiti e funzioni insieme ad altri comuni vicini, su bacini di almeno 5.000 abitanti. Quindi l'attuale organizzazione degli uffici dei comuni dovrà comunque essere rivista.